No, no, non questo! Tu no, era lui. Era lui, scusa, no, era lui, ho sbagliato io. Era lui, ho sbagliato io, perdonatemi. Stringi sull'uomo in giacca. Cameras. Pituno, metti dentro la pituno. 20 secondi a sigla, registratelo a lungo. Pituno, stai lì, registratelo. 15 secondi a sigla. 20 seconds to the opening. Tieni anche Antonello Coletta, Pituno. 10 secondi a sigla. A 5 vai a nero. 5, stand by. 4, 3, 2, 1, gira! Vi in onda con sigla, pronta la una beauty, pronto cartellografico. 5, 4, 3, 2, 1, mix 1 dentro cartello. Dentro cartello, grafica. Fatemi sentire l'internazionale per cortesia. Circuit here at Monza. Okay. Ready to welcome the co-national drivers from the Ferrari Challenge. On track, ready to do battle in this race. Non ce l'abbiamo. Però ragazzi, chiedermelo prima le cose, di più non sappiamo cosa fare. Cioè, come premia? Lo metto, ma io l'ho mandato lì, io per deve preparare, cioè io faccio un mestiere, le sono ci sono Ferrari Challenge. Andiamo con griglia? Sì, quello con la sembra griglia. Via. Subito dopo l'intervista, Vai, 4, sì. Stand by for the interview, stand by Alberto per l'intervista, 4 pagine siamo finite. Abbiamo 4 pagine su questo. Who lock out the front row of the grid, and Jack Strutter it is then from the Forza Service team that's on the outside of Danielle Diamata. Giannoni is third on the grid with Kadaschi. Kadaschi is one of the... due perché vi provo proprio uno un minuto all'intervista, manda pure le pagine. Un minuto di interview, on the grid with Rossi and Quisley is 12 and Skeltemar, von Skeltemar 11. Ripristiniamo la registrazione come già stata, On the track. Con il Ferrari Challenge, trofeo Pirelli, New Emotions from Monza, once again with the Ferrari Challenge. Possiamo dare grafiche per mezzo minuto. C'è la gara 1 della Coppa Shell. Allora, now race 1 for the Shell Cup e siamo dobbiamo con il bordo del topo di grid con Daniele Diamato. Grande inizio di stagione. Sì, devo dire un bel inizio, insomma la macchina è andata bene anche da sbirati. 14 è stato sì. Questa ball. Però sappiamo che la gara è un'altra cosa. No, attenzione, lo stiamo qui per la sigla Star Race. Saluto tutti i miei parenti. Dai, dammi sotto pancia di Diamato. Da casa a Roma. Grazie a Daniele e vi rispettiamo la linea con the short translation for the English friends. Car good since Friday, now the race could be different but... Quando volete possiamo girare sigla. Attenzione, esci su live e poi sigla. Vai con la sigla. Stand by for the start sequence. Very good of him. And gira di. We'll see what the Diamato does. Dice che fai le light, non dormire. Fai le light, non dormire. Ah, ok.
tutte donnine negli highlights. So there we have it, and confirmation that the Copa Shell race one about to get underway as we see the Hublot safety car roar out on the cars will follow. So the drivers we have in the Copa Shell Grand Prix, well, that's a real Mexican series. As well, so they will all be competing for that Copa Gentleman Separate power plant, which propels these 4-5 Italians around the Supreme Monza circuit. And desperate to get race one underway, we take a look then from Jack Stratter's car, then the Forza Service driver. He's second. Some 5/10 quicker though was Daniel Di Amato. In third place, Dirk Adamski. This little tip for you, keep an eye on Dirk Adamski. He's been playing down his chances all weekend. Dirk playing his cards close to his chest, and I just have a feeling that Dirk actually will come through very good. He's one of the regular podium places, as I say, during the Copa Shell European Series last year, and he'd be very, very keen to get back on the podium here at Monza for this, the first round of the Copa Shell for this, the season 2012, the 2021 of the Attenzione ancora un bordone. So cars then weaving their way on the warm-up lap as once again we go on back on board with Eric Prinot. The number one that on the graphics you saw there signifying the fact that he was number one in the Copa Gentleman category, which is a separate category which recognizes those gentlemen drivers, and there will be a prize for that. Coming through, a separate title to the race. Diamato, then Strata, then it's Giannini, Adamski, Gosselin, Prinot, which have been on board with. We get with the Hugo safety car looking back at the, as it were, coming through on their warm-up lap. Monza. Corsa secca. Now, the rule here, as is the case with most racing, safety car, well, the cars have to line up behind the safety car, will line up in a line. Safety car will clear off, and it's then up to the pace the race, or pace the start of the race. Okay. And the safety car grafica to the 12 lane. The few remaining meters, then we will be away and racing.